Buongiorno, iniziamo questa nostra prima sessione di spiritualità leggendo il libro Guerriero spirituale dal possesso all'amore di Bhakti Tirtha Swami. Io ve ne leggerò una prima parte, un quarto d'ora circa, poi ci fermeremo, metterò in sottofondo Prabhupada che recita il Mahamantra e lo reciteremo insieme, per cui potete anche voi chiudere gli occhi, entrare in meditazione e stare in ascolto di cosa vi suscita la lettura di questo libro. Buon ascolto. Affamati d'amore. La vita è una scuola per imparare ad amare. In questa scuola non siamo solo affamati d'amore, moriamo di fame. Una fame del genere è una minaccia per la vita. Una persona che si trova in questo stato, pur volendo sopravvivere, se non riesce a procurarsi cibo e acqua, finisce per ammalarsi e può persino morire. Pensiamo semplicemente a quanto ci sarebbe difficile condurre una vita cosiddetta normale in assenza di cibo, acqua o un riparo appropriato. Se estendiamo ulteriormente questo ragionamento, ci rendiamo conto che il nostro vero nutrimento e rifugio è l'amore, poiché è per l'amore che è fatta l'anima. In fin dei conti, la vita è costituita di espressioni spirituali, il che implica completezza, conoscenza e felicità. Tali espressioni spirituali si manifesteranno non appena riconosceremo la nostra natura eterna. Siamo esseri eterni, il che significa che non siamo fatti per le esperienze temporanee. Se pensiamo a noi stessi come entità temporanee, di conseguenza saranno limitati nel tempo anche i nostri obiettivi. Mentre, dal momento che siamo esseri eterni, è previsto che sia eterno, in ultima analisi, anche ciò che facciamo. E a questo punto vi suggerisco e ci suggerisco di unire le mani davanti al petto, chiudere gli occhi e prenderci un momento per riconnetterci con noi stessi, respirando profondamente. E invochiamo il mantra per entrare ancora più dentro di noi la lettura che stiamo per fare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ripetete dopo di me. Om Namo. Om Namo. Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. E ora tutti insieme inspiriamo profondamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Inspiriamo profondamente ed espirando lentamente riapriamo gli occhi guardando verso il basso e Namaste. E riprendiamo la lettura del nostro libro.
il guerriero spirituale dal possesso all'amore. Ogni volta che ci sforziamo di soddisfare le svariate esigenze del corpo, siamo in cerca di esperienze, possibilità e relazioni capaci di compensare le nostre carenze profonde e di appagare la fame. In fin dei conti, vogliamo relazioni perché vogliamo una comunità dove regni l'amore. Vogliamo una vita piena perché la vita stessa in realtà è una questione di amore. Ciò significa che quando non ci troviamo in ambienti o in relazioni caratterizzate dall'amore, abbiamo seri problemi con le qualità della nostra esistenza. È un dato di fatto, se pensiamo alle emozioni, vediamo con chiarezza anche maggiore come la vita sia una scuola d'amore e come ciò alla fine si esprima in tutta la sua pienezza negli obiettivi della religione, la quale infatti ha come scopo soddisfare il Signore. Ciò che soddisfa il Signore soddisfa anche l'anima. La nostra posizione naturale. Ci sforziamo molto nel fingere di essere Dio e non comportarci come se lo fossimo, invece di riconoscere che siamo stati creati per l'amore e che siamo amati dal Supremo più profondamente di quanto potremmo mai immaginare. Se davvero accettassimo di essere così degni d'amore, come potremmo sentirci depressi? Se davvero accettassimo di essere stati creati per l'amore e di essere amati profondamente, potremmo mai rimanere inattivi? Non vi sarebbe spazio per alcun malumore in noi, poiché le opportunità di ricevere e dare amore non ci mancherebbero mai. Se davvero accettassimo la vita come una scuola d'amore, come potremmo non esserne consapevoli in ogni momento? Cercheremmo costantemente di procurarci quel nutrimento spirituale che ci aiuterebbe a comportarci secondo il nostro status naturale. Proprio come una macchina funziona al meglio quando è usata in maniera appropriata, in accordo allo scopo per cui è stata costruita, anche noi diamo i risultati migliori quando funzioniamo in armonia con il nostro scopo. Quando invece una macchina ha un proposito specifico e noi la utilizziamo in una maniera inopportuna, causiamo molti problemi. Se non siamo felici è perché stiamo dimenticando la nostra identità e il nostro scopo. La nostra insoddisfazione indica che ci stiamo perdendo delle opportunità per condividere, dare e ricevere amore. Ad esempio, ogni volta che cadiamo in depressione è segno che non stiamo elargendo abbastanza amore. È questa la scuola d'amore. Alcuni passano da un fallimento all'altro perché, per qualche ragione, non afferrano l'insegnamento. Altri oscillano tra picchi di grande entusiasmo e periodi estremamente complessi. Ciò significa che a volte lo capiscono e a volte no. Altri ancora cercano quell'amore soltanto in una persona, in un'attività, in una razza, in una religione, in un gruppo politico. Ovviamente non riescono a trovarlo perché, essendo fatti per l'amore, non possono procurarsi tale nutrimento solo in un modo o in un determinato momento soltanto. Devono averne sempre e deve provenire da una varietà di ambiti. E non solo occorre che provenga da molte direzioni, ma loro stessi devono esprimerlo in una grande varietà di modi. D'altro canto, vi sono persone che vivono entusiasticamente nell'amore. Costoro vedono ogni momento come un'opportunità per crescere ulteriormente, esperienza che stanno già facendo. Essi in qualche modo hanno capito le dinamiche della scuola d'amore. Pensiamo alle dinamiche di una scuola. Si tratta di un posto che vede insieme studenti e insegnanti. Tutti noi siamo studenti e a volte, come parte del nostro percorso d'apprendimento, ci troviamo a insegnare. Esistono dei criteri per stabilire a quale livello si collochi ogni studente. E nelle competenze sulla base delle quali si stabiliscono la bravura e il profitto dell'allievo.
In questa scuola d'amore a volte eccelliamo facendo passi da gigante e a volte ristagniamo, oppure addirittura retrocediamo e veniamo bocciati. Il corpo materiale e il mondo materiale sono paragonabili a un riformatorio o a una prigione. A seconda di quanto ci concentriamo sul corpo, trasformiamo la scuola d'amore in un carcere. Queste riflessioni dovrebbero aiutarci a capire perché, a volte, nella nostra vita, proviamo un entusiasmo sostanziale e spirituale e perché altre volte proviamo invece un senso di vuoto. Perché talvolta l'intero universo sembra soffocarci, i nostri compiti superare le nostre possibilità, le nostre relazioni deluderci, il nostro lavoro o la mancanza di esso frustrarci. Per molte persone il solo atto di alzarsi al mattino implica un trauma e un dolore, perché hanno dimenticato di essere fatte di amore. In questa scuola sono molti a registrare degli insuccessi, poiché in un certo senso si aspettano che la lezione piova dall'alto e attendono un'opportunità senza rendersi conto che la lezione e l'opportunità di eccellere sono sempre a disposizione. Coloro che aspettano di essere amati prima di essere loro stessi ad amare saranno perennemente in attesa. Ogni tipo di relazione è un'opportunità di condividere amore. Nel relazionarci con persone autorevoli, quali genitori o insegnanti, possiamo dare amore e ricevere in cambio consigli e saggezza. Con i nostri pari possiamo sempre condividere una comunicazione sana, di servizio reciproco o di amicizia. Con chi non possiede la nostra esperienza o chi è un nuovo arrivato nella scuola, si può sempre condividere l'amore in qualche suo aspetto, provando a guidarlo e ad agevolarlo in modi svariati. Nel momento in cui condividiamo l'amore con il prossimo, a tutti questi diversi livelli, ci diventa più difficile dimenticare chi siamo e abbiamo maggiori possibilità di diplomarci in questa scuola. Se una persona è in grado di imparare dagli studenti più giovani, dai suoi pari e da coloro che stanno a livelli superiori al suo, farà grandi progressi come studente. Certamente diverrà anche un eccellente insegnante, dato che la sua fervente attività in quell'ambiente avrà fatto sì che abbia tanto da condividere. Gli insegnanti sono a disposizione per dirigere, guidare e manifestare il loro amore. Ad esempio, di tanto in tanto in questa scuola, ossia in questo mondo materiale, si manifestano entità speciali, grandi profeti, insegnanti e acharya, che vengono a vedere chi è pronto ad essere promosso alla terra del vivo amore supremo. Accade che coloro si comportino come cacciatori di taglie, sulle tracce di chiunque sia pronto a ritornare alla terra incontaminata dell'amore. Quando tali cacciatori fanno il loro ingresso nei diversi ambienti, quasi tutte le entità che hanno dimenticato la propria identità si allontanano da questi aiutanti, scappando da coloro che in realtà sono venuti per sostenerle nel processo necessario per riottenere ciò che hanno temporaneamente perso. Corrono invece alla ricerca di tutte quelle situazioni che perpetrano l'illusione di non essere amate e di non avere amore da condividere. Noi tuttavia vogliamo accoglierne l'aiuto, perché ci servirà ad acquisire le qualifiche per diplomarci in questa scuola. Vogliamo che ci aiutino ad evitare l'egoismo. Non intendiamo infatti essere degli studenti egoisti, assorti nel cercare di capire cosa potremmo ottenere per noi stessi. Anzi, ci interessa progredire perché in questo modo potremo insegnare e agevolare anche gli altri, mentre cerchiamo di diplomarci. Inoltre, come insegnanti, saremo maggiormente assorti nelle possibilità di condividere il nostro amore. E più lo condivideremo, più vorremo diventare abili nel riceverlo.
in modo da averne ancora di più da condividere. Cosa c'è di peggio di avere un insegnante che insegna lo stesso corso ogni semestre? Non solo si annoia lui a ripetere sempre le stesse cose, ma annoia anche gli studenti, perché insegnare diventa un fatto meccanico. È il caso della maggior parte degli insegnanti. Conoscono il programma didattico con il quale hanno preso una certa dimestichezza e dunque parlano automaticamente. Si annoiano e annoiano anche i loro allievi, i quali a loro volta mireranno solo al diploma, al pezzo di carta e a guadagnare soldi grazie ad esso. Minimizzeranno i contenuti delle lezioni e il fattore esperienza. È un problema che si trova anche nelle comunità spirituali. Gli insegnanti sanno entusiasmare i loro studenti. Vi sono un sacco di insegnanti che conoscono la filosofia e la teologia, ma che non avendo realmente assorbito gli insegnamenti, non sanno entusiasmare le persone nel profondo del cuore. Nella scuola d'amore va tenuto presente che non possiamo ingannare. Non come nelle scuole materiali, dove c'è anche chi può studiare tutto all'ultimo minuto o addirittura superare gli esami senza aver imparato o assimilato la materia, poiché si limita a dare all'insegnante ciò che questi vuole. Ma gli insegnanti che vogliono semplicemente che la materia venga rigurgitata in un certo modo, senza che l'allievo abbia realmente accesso alla sua essenza, sono dei truffatori. I loro studenti non impareranno niente di più di questa tendenza all'inganno. In tanti si diplomano in questo tipo di scuola come esperti truffatori. Hanno imparato tecnicamente come si studia e fingono di sapere tante cose, mentre in realtà hanno una comprensione molto scarsa. Sono in grado di superare gli esami in modo da far credere di aver preso la materia di turno molto seriamente, ma solo quando tali studenti hanno insegnanti simili a loro, poiché insegnanti imbroglioni gratificano studenti imbroglioni. Al contrario, quando un insegnante è autentico, gli studenti non possono farla franca. Un insegnante degno di questo nome mette a nudo il livello di comprensione dello studente, in modo che questi possa imparare la materia in modo appropriato. Ma occorre che l'insegnante sia assorto nello stato d'amore, affinché possa riconoscere e stimolare l'amore negli altri. È per questo che non possiamo ingannare nella scuola dell'amore. Nel comune percorso accademico, uno studente può dare l'impressione di lavorare duramente e prendere ottimi voti, nonostante non usi tutte le sue abilità. Viceversa, un altro può all'apparenza non riuscire altrettanto bene e non conseguire voti alti, ma mettercela tutta utilizzando tutte le sue capacità. L'insegnante che cerca solo un profitto esteriore può dare in fretta un voto alto al primo e uno basso al secondo, senza considerare alcun altro fattore. Tuttavia, molti insegnanti comprendono che il 10 e lode di uno studente può essere di qualità superiore al 10 e lode di un altro, perché uno dei due ha messo nel compito più impegno. Magari uno è più intelligente, supera facilmente il corso, ma per lui la materia non avrà poi molta importanza nella vita. Un altro, al contrario, può faticare di più per ottenere un buon voto, ma assimilare veramente la materia studiata. Nella spiritualità questi fattori sono essenziali. Il Signore guarda la nostra capacità e alla nostra abilità, comprende tutti i nostri limiti e ci giudica per come, in maniera sincera, utilizziamo ciò che abbiamo. Questa scuola d'amore è meravigliosa. Il mondo materiale ci mette costantemente di fronte a molte sfide, ma la scuola dell'amore ci riporta sempre il nostro scopo più alto. Anche quando sembra che non abbiamo abbastanza denaro, salute o sostegno, possiamo renderci conto che, in fin dei conti, queste cose non hanno importanza. Il guerriero spirituale sa che niente può fermare l'amore di Dio e niente può oscurare la nostra possibilità di amare, a nostra volta, il più possibile. Ogni momento è un'opportunità di dare e ricevere più amore. Grazie. C.
Ci fermiamo qui e iniziamo a recitare il Mahamantra. Io vi metterò Prabhupada. Prabhupada che recita il Mahamantra. E reciteremo fino alle 10:30. Buon japa a tutti. Thank you.
Thank you.